Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con questo nuovo video per provare a catturare la vostra attenzione su un argomento che mi sta particolarmente a cuore. Come avrete notato a inizio video, avrete sicuramente notato e visionato questo logo con questo numero 25, ma che attualmente nessuno ne parla mai. Tra la primavera e l'estate di questo 2022 si è celebrato il 25esimo anniversario di queste piccole creature, spesso in contrasto con altri colossi dello stesso mercato. Eh sì ragazzi, stiamo parlando del 25esimo anniversario di queste piccole creature digitali, i Digimon. Ormai è chiaro, Digimon è un brand che esiste da ben 25 anni. E per commemorare l'evento, Bandai ha annunciato una serie di piccoli eventi per dar valore appunto ad un brand che vede i nostri schermi da ben 25 anni. Ma non voglio star qui a commemorare insieme a Bandai gli eventi che lei stessa dedica ai piccoli digital monsters, né tantomeno metterli a confronto con la controparte amichetta tascabile, che ormai sappiamo essere famosi in tutto il mondo, ma sono qui oggi per parlarvi di quattro punti chiave importantissimi sul perché i Digimon equivalgono ad un brand che, secondo me, andrebbe seguito di più e di conseguenza andrebbe valorizzato, senza fare battaglie e paragoni inutili con la loro controparte tascabile, ovvero il piccolo mondo dei Pocket Monsters, proprio perché questi creerebbero polveroni inutili di discussioni inutili, allontanandoci da quello che vorrei valorizzare. Quindi raga, vi chiedo di mettervi comodi e di seguire attentamente quelli che sono per me i quattro punti chiave del perché i Digimon sono un brand bellissimo. Io sono Demitore e ci vediamo dopo la sigla, augurandoti una buona visione. Ce l'hanno trasmesso in tutti i modi, a partire dai cartoni animati che guardavamo sin da piccoli. Vivere un'avventura in un luogo che non sia quello appartenente al mondo reale è l'avventura dei nostri sogni. In qualche modo Digimon vuol trasmettere questo valore. Ritrovarci catapultati in un mondo che non conosciamo, pieno di fantasia e cose da scoprire, è sempre stato il nostro sogno, sin da piccoli. Ed era questo forse il motivo per la quale noi ci avviciniamo molto a quel che sono tutti i cartoni animati che abbiamo visto sin da piccoli. E sì, raga, perché noi in questo mondo sconosciuto proveremo ad interagire e a scoprire i misteri che lo regnano. È molto probabile che ci faremo nuovi amici, amici che probabilmente non abbiamo mai avuto nella realtà, ma è anche probabile che in questo mondo fantasioso noi ci faremo anche dei nemici. E quindi si va a creare quella sorta di conflitto tra bene e male, dove noi saremo i protagonisti che metteranno tutta la propria volontà e tutta la loro forza per far del bene alle persone che noi in qualche modo ci siamo affezionate in questo nuovo mondo. Quindi raga, quel che vuol trasmettere Digimon è che noi vivremo nella nostra avventura che in un qual piccolo modo abbiamo sempre sognato di vivere, accompagnati da quel che è definito il nostro partner, oppure una serie di partner o amici che ci faranno vivere sognando questa magica avventura. Il legame, una forza misteriosa che ci lega in maniera incondizionata a quello che potrebbe essere una persona importante per noi, il nostro fedele compagno. Digimon in qualche modo vuol trasmettere l'importanza del legame con quello che è l'amico che ti accompagna in questa avventura. Il tuo partner. Se ci pensate, raga, i legami sono le prime cose che ci insegnano i nostri genitori. Noi vivremo la nostra vita legandoci a delle persone. I nostri amici, i nostri partner, sono legati a noi tramite questo filo misterioso definito per l'appunto legame. Noi dovremmo star vicino ai nostri amici, dovremmo supportarli e loro dovranno supportarci a vicenda. Se noi stiamo male, anche loro staranno male a loro volta. Il legame è ciò che lega la nostra vita con chi ci circonda. Felicità, tristezza, paure, sono tutte emozioni che dovremmo condividere con i nostri compagni di vita, i nostri amici d'avventura. E più forte sarà questo legame, più forte e più avvincente sarà la nostra avventura e le azioni che coinvolgeranno noi
e i nostri amichetti digitali, poiché è con loro che abbiamo deciso di vivere la nostra avventura, dedicare in qualche modo le nostre emozioni. Raga, i partner rappresentano uno specchio di quel che sono le nostre emozioni. Molto spesso si ritroveranno ad essere contenitori delle nostre rabbie, delle nostre paure e delle nostre insicurezze, ma saranno stesso loro ad essere la spalla sulla quale piangere o sulla quale farsi forza per poter vincere momenti di difficoltà che nel nuovo mondo che abbiamo descritto nel punto 1 incontreremo molto spesso, perché è un mondo che noi non conosciamo. Raga, Digimon vuol trasmettere proprio questo, l'importanza dei legami che si hanno col proprio Digimon, proprio perché questo rappresenta l'amico della tua vita, della tua avventura. Senza di lui ti sentirai perso, sconvolto, e in qualche modo non riuscirai mai più a separarti da esso, perché qualsiasi saranno le tue motivazioni, buone o cattive, lui sarà sempre lì a proteggerti e a darti forza nei momenti di difficoltà. La vita ci vuole insegnare, in qualche modo, che tutto ciò prima o poi finisce. E tutto questo non fa altro che spaventarci, ovviamente. Noi dobbiamo far sì, nell'arco della nostra vita, che tutto il tempo che trascorriamo non deve essere assolutamente sprecato. Poiché, proprio per questo motivo, prima o poi le cose belle finiscono. Tutto ciò che ci circonda, con le persone e con le cose con le quali siamo affezionati, sono dettate per l'appunto dalle nostre emozioni che proviamo insieme a loro. La vita ci insegna che sono proprio le nostre emozioni che decidono lo scatenarsi degli avvenimenti e di tutto quello che ci circonda. Digimon, in qualche modo, vuole insegnare proprio questo. Digimon vuole insegnare che bisogna vivere ogni istante della nostra vita come se questo fosse l'ultimo. E saranno proprio i nostri amici, i nostri mostriciattoli digitali, i nostri partner, ad insegnarci questo piccolo ma importantissimo valore. Ciò che rende forte e avvincente l'andamento di una storia è, secondo me, la crescita dei personaggi. Digimon ci vuole insegnare proprio questo e ce lo mostra già dalle prime battute della serie animata mandate appunto in televisione. I nostri protagonisti crescono, maturano durante la storia. Ma soprattutto il brand ci vuole insegnare una cosa molto importante, trattando tematiche di cronaca che si avvicinano molto a quelle che sono la nostra attualità. Ogni personaggio ha una propria personalità che cambia ed evolve col passar del tempo. I nostri protagonisti dovranno fare delle scelte, che molto spesso dipenderanno da quelle dei loro compagni. E non stiamo parlando soltanto dei nostri mostriciattoli digitali, ma anche delle persone che ci circondano. Scelte difficili, paragonabili proprio a quelle della nostra quotidianità. Digimon vuole insegnare che il brand si evolve contemporaneamente a quello che è la nostra vita, diventando negli anni sempre più vicino a quel che sono i nostri giorni. Incontreremo vari problemi di attualità catapultati in un brand che nel corso di questi 25 anni è diventato sempre più maturo, trasmettendo ogni volta messaggi importanti che, in qualche piccolo modo, vogliono insegnare sempre qualcosa. Digimon, in qualche modo, vuole farci avvicinare a quelli che sono i problemi della nostra società e che tutti noi, nel corso della vita, prima o poi affronteremo e dovremo avere la forza di affrontarli nella maniera più matura possibile. E ci vuole, appunto, insegnare che soltanto con la maturità che noi attualmente affrontiamo le varie situazioni e le varie difficoltà della vita, anche con un semplice brand, è possibile catapultare tutte le problematiche del nostro mondo a quelle che sono le problematiche della realtà. E soltanto essendo razionali delle problematiche che possiamo incontrare nella nostra vita reale, senza affondarci troppo nel dolore e nella disperazione, pur sapendo che avremo sempre e comunque i nostri compagni di avventura a darci forza, noi affronteremo con molta gioia i problemi della vita. Digimon rappresenta la maturità dei nostri giorni. Questi sono i quattro punti fondamentali per il quale il brand dei Digimon, secondo me,
dovrebbe essere valorizzato di più. Se sei arrivato fino a questo punto del video, vuol dire che un minimo ho catturato la tua curiosità. Ti chiedo soltanto un ultimissimo piccolo sforzo, perché sto per annunciarti una cosa che un piccolo ma grande progetto che sto ideando all'interno della mia community e che non vedo l'ora di lanciare ed iniziare per l'appunto insieme a voi. Un'avventura dedicata in 4 episodi, in 4 stagioni, tutte quante a tema Digimon, dove ogni stagione tratterà ogni tematica che abbiamo trattato all'interno di questo video, un progetto che ha come unico scopo di valorizzare il mondo dei Digimon. 4 punti in 4 stagioni, dove ogni punto vuol fare focus in maniera più dettagliata di quello che abbiamo raccontato in breve all'interno di questo video. Le 4 season andranno in ordine cronologico, andando a paragonare gli argomenti che abbiamo trattato. Allora, non sei curioso di conoscere qual è la prima stagione? E con quali blocchi delle serie Digimon andremo a trattare i vari argomenti? Le season andranno in onda, ovviamente, sul nostro canale Viola, che quindi vi consiglio assolutamente di andare a seguire. Proprio perché siete stati bravi qui a seguirmi fino a questo punto del video, voglio appunto annunciarvi quella che sarà il contenuto della prima stagione, dedicata non solo a questo celebrativo 25esimo anniversario del mondo dei Digimon, ma anche dedicato a tutto quello che andremo a trattare durante l'anno di attività di streaming e dei vari contenuti dei miei canali social. La prima stagione tratta l'inizio dell'avventura. E come non manifestare l'inizio dell'avventura attraverso i gameplay di quello che è, per me, il gioco più bello in assoluto, Digimon World per PlayStation 1. Andremo a vivere le varie emozioni e le varie avventure, conoscendo anche un po' il brand per chi di Digimon ne sa veramente poco. Ogni stagione ovviamente sarà intervallata con degli interventi extra che hanno lo scopo assolutamente di far conoscere tutto ciò che questo mondo ha da offrire. Merchandising, gadget, serie animate, videogiochi, curiosità. Io spero che l'annuncio di questo progetto vi abbia catturato in qualche modo insieme a me. Io, raga, non vedo l'ora di regalarvi emozioni col mondo dei Digimon. Raga, spero che il video vi sia piaciuto. E tu, cosa ne pensi del mondo dei Digimon? Anche tu, come me, sei appassionato? Anche se non sei appassionato, fammelo sapere nei commentini qui sotto. E se il video ti è piaciuto, ti invito ad iscriverti al canale, cliccare sulla campanellina, ma soprattutto mettere un bel pollicione in su, che mi aiuta molto a valorizzare quello che per me è uno dei brand più sottovalutati in assoluto. Io vi ringrazio ancora per la visione e quindi ci vediamo con l'avvio della stagione 1 con Digimon World. Dal vostro Demi, dottore di quartiere, è tutto e vi ringrazio. Ciao ragazzi!